È il 25 ottobre 1917, il 7 novembre secondo il nostro calendario, quando il partito bolscevico di Lenin entra nel Palazzo d'Inverno e inizia così l'esperimento della Russia comunista. È un regime che non sceglierà la via del secolarismo laico, anticlericale, ma al contrario introdurrà una utopia senza Dio, teologia senza Dio e regime antireligioso. Non sarà solo il tentativo di indebolire il cristianesimo, ma di sostituirsi ad esso. Inizia così quel percorso terribile che giungerà quasi fino ai nostri giorni e che attraverserà la Chiesa ortodossa, ma anche i cristiani di tutte le altre confessioni. La rivoluzione, si sa, non è un pranzo di gala e ha sempre fretta. Ma quando la rivoluzione è finita, si scopre che fretta significa più violenza e morte.